Allora, mister Simone Pinotti, una partita letteralmente dominata da parte del Funus, siete adesso momentaneamente primi in classifica. Sì, momentaneamente, perché la Pisana deve ancora giocare questa settimana e deve recuperare ancora una partita con la Falegnameria Colangelo. Quello che noi teniamo è comunque rimanere sempre attaccati a loro per non farci dare questi famosi 8 punti. Ci siamo quasi, mancano 2 partite alla fine e se battiamo la prossima l'Alba, la matematica ci dà i playoff. Quindi stiamo cercando di raggiungere questo obiettivo, che è quello che vogliamo. Ovviamente la mia domanda principale verte sull'ultima partita che giocherete in questo campionato, vale a dire lo scontro diretto. Come vi preparate contro lo scontro contro la Pisana Calcio? Ma dipende, perché dipende da come ci si arriva. Se ci arriviamo a meno 4 è un conto, ci arriviamo a meno 7 è un altro, se ci arriviamo magari loro sbagliano una partita, ci arriviamo a meno 1 o a meno 2, insomma, in base a quanto ci arriviamo ovviamente viene affrontato in maniera diversa. Sicuramente la concentrazione sarà uguale in tutti i casi, perché comunque loro sono i primi in classifica e sono la squadra da rispettare e per noi da battere, chiaramente. A questo punto i playoff, che probabilmente potrebbero giocarsi se ovviamente vengono rispettate la differenza di meno di 8 punti tra la prima e la seconda, saranno tra voi, tra la Locanda Matteini e tra ovviamente la Pisana Calcio 8. Nei playoff tutto può succedere. Chi è secondo lei la squadra più pericolosa? Beh, la Pisana, se parla chiaro la regular season parla chiaro, il girone dice Pisana e quindi Pisana tra le tre è la più pericolosa. Però nelle partite secche non si sa mai quello che succede. La palla è rotonda per tutti e il campo è rettangolare. Una promozione che potrebbe arrivare, che si sogna, per quanto difficile, nel caso, pensiamo al futuro, possa andare bene, vi sentite già attrezzati per la massima categoria? Sicuramente no, io conosco bene la Serie A, ho giocato e ho parecchi ex compagni e amici anche che fanno la Serie A e sicuramente la squadra non è attualmente attrezzata per fare la Serie A. Quindi sicuramente se ci sarà una promozione ci sarà anche un'estate di calciomercato importante. Grazie a mister Pinotti. Grazie.